Ciao a tutti, benvenuti in questo evento interattivo e benvenuti e bentornati nel mio canale. Allora, andiamo a vedere un po' quella situazione generale che c'è. Quindi non andiamo a fare nessuna domanda, vediamo quali energie prendiamo e cosa esce fuori. Quindi andiamo a vedere un attimo la situazione generale. È uscito subito la carta del giudizio. Vediamo un po' ancora. Quindi c'è qualcosa che potrebbe saltare fuori dal passato. Tra l'altro abbiamo un'altra carta che è l'eremita, un altro arcano maggiore, potrebbe essere legato qualcosa di karmico del passato che continua a spuntare fuori. Abbiamo un re di spade a rovescio. Vediamo ancora l'ultima carta. Mi sono uscite due, l'otto di bastoni, sette di bastoni e il fondomazzo tre di spade. Allora, qua c'è una situazione che può essere che molte volte riemerge dal passato. Tra l'altro la carta dell'eremita in realtà era in posizione contraria. Quindi vedo che c'è qualcosa che continua a uscire fuori in maniera anche pesante, che riguarda il passato. C'è una persona, un'energia maschile prevalente. Allora potrebbe avere eventualmente un segno di fuoco, ma non è detto. Sento molto forte la presenza del leone, potrebbe altrimenti essere un'energia che incarna in questo momento, quindi una persona molto impulsiva, molto passionale, molto focosa. Vedo che ci sono state molte conversazioni riguardanti a queste cose avvenute nel passato e quindi ci si è messi nella difensiva. Sì, ci si è messi nella difensiva, ci si è un po' chiusi e questa cosa ha causato molto dolore. Magari per alcuni di voi ha a che fare anche con una terza persona, quindi magari questa cosa del passato che emerge può essere anche, non per tutti, però può essere anche una terza persona coinvolta, magari anche di un tradimento. Però andiamo a chiarire. Allora, sposto un attimo l'oracolo dei sentimenti, diamo spazio ai tarocchi. Allora, vediamo cosa ci aggiungono sul giudizio, cosa ci vogliono dire in più. Abbiamo il carro e la stella. Beh, guarda, è veramente qualcosa di karmico, qualcosa che vi portate dietro da tempo. Tra l'altro, eventi molto importanti che hanno causato, diciamo, scompiglio, come se alla base, quando c'è un po' di tranquillità, esce sempre fuori qualcosa. Vedo che però c'è la voglia di andare avanti e c'è il desiderio che questa cosa non avvenga più. C'è la voglia di andare oltre, che queste ceneri, diciamo, non vengano ogni volta riesumate. Quindi bene, vediamo perché c'è l'eremita al rovescio. Cosa ci vuole dire questa eremita al rovescio? Cosa possiamo aggiungere? Queste due carte vogliono uscire. Abbiamo la papessa, il tre di coppe e il fante di spade. Quindi c'è la voglia di arrivare a questa relazione. Perché vedo che c'è l'amore da entrambi i lati, anche se magari vi siete messi, c'è qualcuno che si è messo molto in disparte, come se si fosse isolato. Forse non dimostra questo, ma in realtà sì, c'è amore. Vedo che soprattutto è interno, ma c'è la voglia assolutamente di raggiungere questo, c'è la voglia di
di raggiungere questa serenità, questa pace. Forse questo isolamento è dovuto anche al fatto di capire come fare per arrivare a questa relazione perfetta. Vediamo cosa ci dicono sul 6 di coppe. C'è il 3 di bastoni e il cavaliere di coppe. Quindi sento molto forte il segno di pesci, cancro, pesce, scorpione, quindi sì, tutti i segni d'acqua direi, ma molto forte il segno di pesci. Allora, vedo che c'è qualcosa del passato, qualche ricordo del passato, sì. Allora, si vorrebbe tornare per alcuni di voi nel passato per cambiare questo inizio. Potreste ricevere, magari vorreste ricevere quelle attenzioni, quei gesti d'amore, o magari voi stessi vorreste essere come eravate prima, affettuosi, dolci, empatici, premurosi, però vedo che c'è la voglia di essere così, però vedo che c'è questa nostalgia del passato, c'è la nostalgia del passato, voi vorreste essere ancora così, o vorreste che qualcuno sia come era nel passato, come vi coccolava nel passato, avete questi ricordi che non riuscite a lasciare andare. Vediamo cosa ci dicono sul re di bastoni al rovescio. Questo re di bastoni al rovescio. Comunque abbiamo a che fare con una persona con un carattere molto forte, che vuole vincere, una persona insomma non molto stabile, specialmente nell'ultimo periodo. Sì. Tra l'altro qua abbiamo tre arcani maggiori, abbiamo l'appeso, la giustizia, la ruota. Allora, penso che si riferisca a questa energia maschile prevalente. Allora, c'è la voglia di allontanarsi da questi pensieri proprio che non vanno bene. C'è la voglia di cambiare punto di vista, di cambiare prospettiva, di prendere una pausa e capire cosa bisogna togliere, cosa bisogna valutare. C'è la voglia di cambiare, di dare un taglio netto a qualcosa che non va più bene. Sì, sento che questa energia maschile è così impuntato, o può essere la vostra energia maschile, perché non è detto che si tratti di maschio, sesso maschile o sesso femminile, si parla di energia prevalente, quindi c'è un'energia prevalente maschile, quindi sento l'energia molto arrabbiata, molto impulsiva, che vuole allontanarsi da una situazione, da dei pensieri, che vuole scacciare via dalla testa e vuole cambiare subito. Vediamo, perché c'è l'otto di bastoni. Cosa volete aggiungere? Cosa aggiungiamo? C'è un chiarimento sull'otto di bastoni. Sì, comunque vedo che ci sono state molte conversazioni animate con questa persona, e quindi molte volte avete dovuto mettervi in difensiva. C'è la torre e il 5 di spade,
Quindi queste conversazioni probabilmente hanno portato a uno shock, comunque a una rottura, a una fine, hanno rotto qualcosa, hanno fatto crollare qualcosa. Perché in queste conversazioni si è percepito una sorta di inganno, una sorta di manipolazione. O probabilmente queste conversazioni, messaggi o a voce, insomma, che sono state molto pesanti, molto taglienti, sono state dette parole molto pesanti che hanno ferito molto. E quindi c'è stato un crollo, probabilmente anche nei pensieri, si è levata un'idea di quella persona, vedo che c'è stato un cambiamento, voi o quest'altra persona? Vediamo perché c'è il 7 di bastoni. Sì, c'è il 10 di coppe che tra l'altro stava per girarsi. Comunque una posizione orizzontale e il fante di denari. Allora, qua abbiamo a che fare comunque con una relazione, una famiglia per alcuni di voi, comunque sì, con una coppia, con una famiglia, con una situazione stabile. Allora, qua ci sono stati dei gesti che avete visto che non mi sono piaciuti, avete dovuto mettermi in difensiva, avete dovuto difendervi da queste parole che hanno ferito. Allora, andiamo a vedere un attimo quali sono i sentimenti attuali. Sì, cosa state provando? C'è l'armonia. Manipolazione a litigi, quindi sì, qua combacia, nel senso l'armonia mi dava, me lo diceva questo 10 di coppe, infatti lo lascio qua. Questa armonia si parla proprio di una situazione familiare dove c'è armonia, c'è amore. Vedo tra l'altro due persone molto diverse, ma che stanno insieme. Ecco, la manipolazione, c'è qualcuno che ha voluto manipolare, c'è qualcuno che ha voluto prevalere, sovrastare. E ci sono stati molti litigi a riguardo, probabilmente uno voleva prevalere sull'altro, ma c'era un'energia molto più forte che comunque contrastava, che comunque vinceva. Ma tutto questo, tutti questi litigi e questa manipolazione, comunque è partita da una situazione di armonia sentimentale e comunque fatta per arrivare a un'armonia, anche se molto controsenso. Se vi ritrovate, voi sapete a che cosa mi sto riferendo. Allora, vediamo cosa vi vogliono dire le carte geniali, quale messaggio c'è per voi in aggiunta o comunque sempre riguardante a questa situazione. Quale consiglio vi vogliono dare? Queste sono carte molto profonde, mi piacciono molto. Allora, il fondo mazzo, e raccolgo anche questa che è volata. Abbiamo evita persone e situazioni che ti prosciugano le energie. Quindi, il consiglio che ti danno è evitare proprio sia persone che situazioni che ti prosciugano l'energia. Quindi lascia perdere, se vedi una persona litigiosa o una situazione che non va bene, lascia, evita, staccati, non metterti in mezzo, evita qualunque tipo di conflitto, qualunque cosa che ti può prosciugare appunto energie.
Un'altra cosa ti dice: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi questo è quello che c'è, diciamo, alla base. Non guardare quello che è successo, non guardare tutto quello che è successo di nuovo che non ti è andato bene, perché comunque sono cose che devono succedere. Poi è vero, nulla si distrugge, se è una cosa importante non devi aver paura. E tutto si può trasformare, quindi a tutto ci può essere un rimedio. Adesso vediamo quale consiglio hanno per te i miei oracoli, i consigli degli oracoli. Quale consiglio hanno per te? Quale consiglio c'è per te? Allora, guscio, rinascita, blocco karmico, schemi negativi, successo, possibilità. Quindi, c'è anche fondo mazzo che parla di viaggio, consapevolezza. In questo momento voi siete consapevoli di ciò che dovete fare, avete raggiunto una maggiore consapevolezza, avete arricchito il vostro bagaglio personale, perché ogni cosa arricchisce, nonostante tutto quello che è successo. Mi viene da dire che siete protetti e di star tranquilli, perché c'è questa rinascita, niente è perduto, nulla si distrugge, tutto si trasforma, c'è la rinascita. Questo blocco karmico che parla di schemi negativi è qualcosa che continua a risalire del passato, ecco perché questo blocco karmico. C'è bisogno di cambiare, come diceva l'appeso prima, c'è bisogno di cambiare prospettiva, c'è bisogno di cambiare punto di vista, ci sono questi schemi negativi che non vanno bene, che portano sempre al passato. Quindi se vedete che quello che state facendo vi porta sempre a questo, cercate di cambiare approccio, di cambiare idea, di vedere la situazione da un altro punto di vista, perché proprio questo vi porterà successo, vi porterà delle possibilità. Quindi ci sono molte possibilità che voi avrete questo successo garantito. Quindi state tranquilli, questo è tutto. Però voglio rispondere anche a una domanda per voi con il pendolo. Quindi fate una vostra domanda e io intanto vado a rispondere. Se necessario mettete in pausa il video. Allora, qual è la domanda, la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo? La risposta del pendolo è sì, e dice sì. Quindi la risposta, mamma mia, è molto agitato tra l'altro, è un grande sì. La risposta alla vostra domanda è sì, qualunque sia la vostra domanda sapete voi. Ci vediamo nel prossimo interattivo.